In questo contesto la mia riflessione più rilevante ruota intorno alla mega utility. Ha senso parlare di una nuova mega utility? Oggi è in discussione, è ben noto l'ipotesi di un'aggregazione tra A2A, tra IREN, non si capisce bene se con ERA, con ACEA, insomma c'è in ballo un dibattito. Io adesso non sono informato degli ultimi minuti delle riflessioni, forse nessuno lo è, ma la discussione ruota intorno a questo. Io ritengo che abbia senso, che sia opportunissimo, e lo ritengo alla luce delle considerazioni che faceva Luca Cesari in apertura. Le sfide a livello globale, la dinamica del settore è accresciuta significativamente. Io vi cito una cosa un po' riservata, ma che io ho avuto una richiesta da un fondo cinese per comprare aziende italiane nel settore dei rifiuti. Si sta verificando un fenomeno nuovo. Voi sapete che comunque i cinesi hanno comprato un pezzo dell'Enel portoghese. Voi forse non sapete che Trigoges, che è questa società che ha questa grande diga da 20.000 megawatt, sta girando l'Europa, e ha incontrato qualche mio amico, perché stanno pensando di fare qualcosa in Europa e di comprare in Europa. E qua hanno delle risorse finanziarie che potrei definire pressoché infinite dal nostro punto di vista. Quindi diciamo la sfida è oggi aumentata. Ecco. Peraltro ci sono delle grandi opportunità. Io non mi stanco di sottolineare il progressivo fenomeno della urbanizzazione. L'urbanizzazione è un processo che sta avvenendo da ormai quasi un secolo. Lo spostamento, il trasferimento dei contadini alle città, queste città. Pensate che solo in Cina, il professore at Tongji University, che abbiamo invitato qualche tempo fa, ci raccontava che è previsto uno spostamento di 150 milioni di persone in 10 anni. Questo vuol dire 25 milioni all'anno che si spostano dalle campagne alle città. Ma questo fenomeno non è solo la Cina, c'è anche Sud America, c'è anche Nord Africa, si stanno creando e si sono create delle città che hanno drammatico bisogno di gestire le utilities locali. Si sta creando c'è un mercato, mentre una volta era un mercato, diciamo così, scusatemi la crudezza, ma un po' povero, che magari non era in grado di pagare e quindi era anche un po' difficile convincere l'azionista a... Oggi ci sono mercati che hanno le risorse per pagare. E quindi oggi io credo che noi abbiamo un'opportunità molto grossa di giocare una partita a livello globale in questo senso. Ma per farlo dobbiamo avere un attore adeguato. Quindi se nell'elettricità e nel gas and power forse ce l'abbiamo, certamente nei rifiuti e nell'idrico non ce l'abbiamo. E quindi quando io parlo di mega utility penso anche a un modello che non sia necessariamente mettere tutto insieme in una specie di frittata, ma potrebbe essere un modello in cui si mettono insieme, diciamo, il settore idrico o piuttosto che il settore dei rifiuti dei vari gruppi. Quindi io credo che questo è il mio convincimento, e mi piacerebbe sentire nella discussione i vari punti di vista. Ci sono persone molto autorevoli qua che secondo me possono dare cose da non fare, che è un po' come dire gli errori da evitare. Primo, pensare questa operazione come una pura prospettiva finanziaria per alleggerire i bilanci delle amministrazioni. Il rischio è forte, cioè ci sono amministrazioni dissestate, non ultima quella di Torino, che hanno veri e propri problemi, insomma, se questa operazione è per salvare i conti di qualche bilancio, insomma, non è l'obiettivo, diciamo così. Secondo punto, o comunque anche pura prospettiva finanziaria. Adesso io leggo per esempio gli articoli di Mucchetti e vedono questa bellissimi, sempre interessanti, di grande valore, ma guardano questo in un'ottica finanziaria. Secondo me non basta, cioè ci vuole, adesso non sto dicendo che i soldi non contano, però la prospettiva deve essere. Seconda cosa da non fare è il puro assemblaggio di realtà esistenti.
No, cioè non è, sarebbe il fallimento di questa ulteriore operazione. È già, diciamo, non dico il fallimento, ma ciò che mette in crisi. Questo dobbiamo tenerlo in mente molto bene. E quindi questo vuol dire governance, governance non complessa, governance dove il comando sia chiaramente in mano a qualcuno. E qua mi permetto anche di dire, può darsi che la generazione che ha operato molto bene portando le aziende fino a qui non sia più quella che potrà, adesso non c'è, per fortuna non c'è Tommasi, se no mi piccherebbe, o altri, ma lui lo sa, cioè, è persona intelligente. Cioè, forse bisogna pensare anche a un management nuovo, un manager, cioè, d'altronde la costruzione del management è da immaginarsi dopo aver costruito la strategia, cioè dove si vuole andare, poi l'uomo è, o la donna sono strumentali al raggiungimento di un obiettivo. Quindi chiara leadership gestionale, io lo considero un tema forte, insomma adesso è inutile che ripercorra qua alcuni passaggi spiacevoli del processo di aggregazione che ci sono stati. Ecco, però molti derivano da un'assenza di una chiara leadership. Detta in grandissima sintesi, il punto centrale, secondo me, è quello di un solido piano e innovativo piano industriale, che punti all'efficienza gestionale. Questo tema dell'efficienza gestionale può essere articolato a vari livelli, adesso non ho tempo di farlo, ma tutti sappiamo dove si può recuperare efficienza. Qualità e innovazione dei servizi offerti. Io credo che si debba anche ripensare al ruolo di queste aziende, soprattutto se più grandi, nel fornire anche servizi innovativi, diversi da quelli, recuperare, diciamo, il ruolo al servizio dello sviluppo delle collettività. Potremmo ragionare sulle smart grids, potremmo ragionare sull'auto elettrica, ci sono svariate ipotesi che potrebbero, diciamo, conferire a un'azienda di questo settore un ruolo più importante, proprio di sostegno allo sviluppo delle collettività locali. Poi la crescita dimensionale può portare attività di ricerca e sviluppo più importanti. Vedremo, ci sono casi dove si fa qualcosa di ricerca, ma è chiaro che si fa troppo poco. Un'azienda di una dimensione un po' più ampia, secondo me, potrebbe giocare un ruolo più rilevante nel sostenere, magari nel sostenere processi innovativi, processi tecnologici, che sono tra l'altro una delle poche strade su cui noi, il nostro paese può pensare di rilanciarsi. Last but not least, sviluppo di internazionalizzazione dell'attività. Fino ad oggi i nostri utilities hanno fatto qualcosina, in generale molto poco. C'è stato qualche tempo fa un tentativo di andare in Cina, ma forse era troppo ambizioso. Tommasi, per esempio, dice sempre è inutile, non perdiamo tempo con l'estero, abbiamo tanti problemi da risolvere all'interno. È una filosofia, ha un suo senso. Ma io credo che quelle opportunità che molto succintamente descrivevo, e poi ce ne sono altri che non ho tempo di parlare, ma quelle opportunità possono essere colte e vanno colte da un paese come il nostro che le competenze ha, con un ragionamento più articolato, che non porti via, diciamo, il sostegno e il servizio alle attività esistenti, ma che si aggiunga, che faccia leva su questo. Ribadisco, non mi stanco, leadership gestionale adeguata alle nuove sfide.